Buonasera a tutti, mi fa piacere vedervi numerosi. D'altra parte il relatore è outstanding, per cui stasera parlerà il professor Fadiga sul termine interazione e comunicazione, sulla conferenza dal titolo Interazione e comunicazione. Il professor Fadiga ha un curriculum straordinario, e si è laureato a Bologna in medicina, è venuto chiamato dal professor Spidaglieri, che vedo qua, e con cui parlavo a Ferrara, mi pare, alla fine degli anni 90. Nel 2000, sì, alla fine mi ricordo bene, perché parlavamo con il professor Spidaglieri per strada, passeggiavamo sempre parlando un po' di ricerca, queste cose, e mi fu detto arriverà un fisiologo, veramente. Il professor Fadiga, infatti, appartiene alla più grande scuola di fisiologia italiana, che è la scuola di Parma. Il direttore è il professor Rizzolati. Il professor Rizzolati ha inventato assieme al professor Fadiga e altri collaboratori, penso, i neuroni specchio, e comunque sia è un ricercatore italiano che è sempre vicino al Nobel, secondo me. Poi il professor Fadiga c'ha anche un curriculum scientifico di tutto rispetto, perché ha pubblicato più di 200 lavori su riviste con peer review. C'ha un numero di citazioni spaventoso, mi pare 77.000, dico fonte Google Scholar, però l'ISI è molto vicino, è un po' più basso ma vicino, un age factor di 76 mi pare, lo so io, 76, ci guardo sempre, e guardo quello perché è più facile, anche se l'ISI, cioè, è più, forse è considerato di più dal Ministero, però il Google Scholar è buono uguale, insomma è buono. E quindi direi che, anzi poi, cosa dico, è ordinario chiaramente di fisiologia alla nostra università ed è anche senior researcher all'IIT di Genova, prestigioso, e direttore anche di un'unità dell'IIT qua a Ferrara, e questo è doppiamente prestigioso. E quindi io non dico più niente, perché con un parlatore, con un oratore così, meglio che parli lui, io stia zitto, mi siedo lì, lo ascolto e imparo. E vieni, Luciano, grazie. Grazie a voi dell'attenzione. Grazie mille, mi vergogno moltissimo di questo. Io non ti avevo detto niente, Hai fatto tutto tu questo lavoro. No, grazie dell'invito. Mi sentite? Sì. Ma magari anche senza, però insomma lo tengo. No, io ho accettato l'invito graditissimo, con molto piacere, perché mi fa piacere parlare a un pubblico come questo, cioè di diverso, no? Anche per estrazione. Quindi è il momento in cui noi usciamo dai laboratori e cerchiamo di comunicare quello che facciamo, cercando di suscitare interesse. E ho aggiunto un sottotitolo al titolo che è stato comunicato ufficialmente: cosa sa il cervello che noi non sappiamo? E io spero che alla fine questo sottotitolo diventerà chiaro. Tra l'altro, visto che oggi il resto del Carlino ci mette tra gli spettacoli, quindi noi qui oggi viviamo uno spettacolo, addirittura dice la parola a Fadiga, io ormai sono diventato, no? E cioè, mi fa piacere insomma che sia stato adottato da questa città come, non so, Fabbri, la parola a Fabbri, la parola a Fadiga. E comincio con questa figura che fa vedere un libro di anatomia, un libro di fisiologia, perché quando io ho studiato medicina non mi ero neanche posto il problema, ma il cervello l'ho studiato come fosse un organo come gli altri, come il cuore, il rene, il polmone. In realtà il problema è che il cervello da solo non funzionerebbe. Il cervello, per svilupparsi, ha bisogno di una interazione continua con gli altri, col mondo, con gli oggetti, si plasma, e in questo modo il cervello diventa l'organo che tutti conosciamo. È stato visto per esempio dalla scuola di Lamberto Maffei a Pisa, allievo di Moruzzi come Rizzolatti, che se noi alleviamo dei roditori in una condizione di deprivazione sensoriale, questi animali non sviluppano il cervello in modo normale. Quindi il cervello deve interagire con l'ambiente e con gli altri. Quindi dobbiamo parlare di cervelli. E per questo che faccio vedere due cervelli che si parlano, perché un po' la chiave oggi è questa. E
questo meccanismo di interazione con gli altri è qualcosa di estremamente precoce. Là in alto a sinistra si vede una figura presa da un lavoro pubblicato nel 1976 da un collega di Seattle, Andy Meltzoff, il quale pubblica su Science un lavoro che ha avuto una risonanza enorme, in cui ci fa vedere come un neonato che non ha ancora avuto contatti con la madre e con nessuno, purtroppo messo davanti a lui, anziché alla mamma, però vedete che imita automaticamente il professor Meltzoff che tira fuori la lingua, quello che apre la bocca, quello che protrude le labbra. Non è un fenomeno così facile da riprodurre, io ho avuto 3 figli, non sono mai riuscito, gli ho fatto di tutto, ma però insomma, alla fine è stato confermato anche negli scimpanzé e più recentemente da un collega della scuola di Parma, Pier Francesco Ferrari, nel macaco. Vedete che non so quanto sia influente la lunghezza della lingua di Ferrari, che è uno stimolo particolarmente saliente, però anche il macachino tira fuori la lingua. Cioè è un meccanismo automatico che ha però una caratteristica curiosa, dura a seconda della specie da pochi giorni a qualche settimana, dopodiché sparisce. Non può certamente essere questo il meccanismo che noi utilizziamo per imparare, che ne so, a diventare orologiai o suonare il pianoforte. Quindi è un meccanismo di interazione molto utile, che però molto probabilmente è più simile, ecco, volevo far vedere questo, a questi fenomeni di imprinting. Queste sono le famose oche di Lorenz, premio Nobel, lui era un etologo famosissimo a Vienna, si schiudono le uova, questi pulcini vedono il professor Lorenz e lo adottano come mamma e da quel momento in poi lo seguono. Quindi il nostro cervello è plasmato fin dall'inizio per interagire con gli altri. Ad esempio, se voi fate vedere a un neonato, misurando la sua attenzione, e questo può essere fatto con dei ciucciotti che misurano la frequenza di suzione, no? Quindi tanto più è attento, tanto più varia la frequenza con cui succhiano, gli fate vedere 2 pallini con una riga sotto, il neonato rimane stupito da questo stimolo. Se capovolgete lo stimolo non gli importa più niente. Cioè, in altri termini, il neonato ha già nel suo cervello, grazie al suo DNA, scritte alcune caratteristiche che considera rilevante per questi meccanismi automatici di imitazione. Col tempo l'automatismo si spegne. Si spegne perché, questa è una figura che ci rappresenta lo sviluppo di una parte di cervello che è la corteccia prefrontale, inizia a svilupparsi progressivamente, addirittura completa lo sviluppo verso i 20 anni, che è una corteccia che blocca l'automatismo. Con questo non vuol dire che non lo fa funzionare all'interno del cervello. Il cervello continua a ragionare un po' allo stesso modo, ma blocca l'esecuzione automatica. E noi lo sappiamo perché ci sono pazienti, ad esempio, che hanno lesioni della porzione prefrontale del cervello, pazienti che sviluppano queste sindromi ben conosciute dai neurologi, come la sindrome di imitazione automatica. Guardate qui, per esempio, questo è il professor Lhermitte, famoso neurologo francese, che definisce queste sindrome. Lui annusa un fiore e il paziente subito lo copia annusando il fiore. Lassù si vede addirittura che il paziente si mette 2 paia di occhiali uno sopra l'altro imitando il medico. Imitazione automatica e utilizzo automatico di oggetti. Quindi il nostro cervello normalmente viene inibito nell'automatismo, nell'espressione dell'automatismo. Se si rovina, se si brucia la parte di corteccia che normalmente blocca, inibisce, saltano fuori di nuovo gli automatismi. Ci sono anche delle malattie che ci fanno vedere la stessa cosa, che ne so, la sindrome di Gilles de la Tourette è una malattia in cui ci sono dei tic motori, automatismi motori e anche disinibizione nel linguaggio, tutta una serie di comportamenti che non sono più sotto il controllo del prefrontale. Il sistema invece della comunicazione, dell'interazione, dell'imitazione non più automatica ma volontaria, che poi ci permette di diventare quello che siamo, è un sistema diverso. E quelle cose là servono all'inizio, dopodiché serve costruire. Non so, chi ha avuto dei bambini sa benissimo, per esempio, che anche nel linguaggio si vede un fenomeno simile. Il bambino inizia a parlare ed ha una correttezza grammaticale stupefacente. No, usa addirittura, può usare i congiuntivi, ma non sa che sono i congiuntivi. Dopodiché ha un periodo buio in cui non è più capace di esprimersi con la stessa correttezza. Ecco, la prima parte era pura imitazione di quello che aveva sentito.
poi comincia a costruirsi un linguaggio. E allora magari storpia le parole, pur sapendo di storpiarle, perché se voi le ripetete come le dice lui si arrabbia, però in realtà costruisce il nuovo linguaggio. Allora, il sistema che noi usiamo per imparare poi dagli altri, per imparare a interagire con le altre individui e con gli oggetti, è un sistema che si basa un po' su questi famosi neuroni specchio, un po' troppo famosi secondo me, perché sono stati usati a sproposito. Le 77.000 citazioni che diceva il professor Boria sono per me uno scandalo, perché no, perché sono stati, ormai uno va su internet, scrive neuroni specchio, ci mette una parola qualsiasi di fianco e trova qualcuno che ha detto qualcosa. I neuroni specchio in realtà sono dei neuroni che abbiamo trovato nella scimmia, nel macaco, e ci tengo, visto che siamo qui, a sottolineare l'importanza della ricerca di base e anche di quella fatta su animali, contrariamente a quanto spesso si sente dire in giro. E sono neuroni che comandano delle azioni fatte con la mano o con la bocca, quindi neuroni motori, che però si attivano anche lo stesso neurone, quando l'animale o anche l'uomo vede un altro individuo fare la stessa cosa. Quindi sono dei mattoncini che ci permettono di capire quello che fanno gli altri, non attraverso un'analisi cognitiva complessa di ragionamento, ma semplicemente in modo immediato. Io vedo uno di voi che si gratta il naso e io ho capito che è quella cosa lì. Non ho bisogno di analizzare il comportamento degli altri. Il vantaggio di un sistema del genere, questo tra l'altro era il primo lavoro che noi pubblicammo nel 1992, in realtà li avevamo trovati all'inizio degli anni 90, forse 89 addirittura, primo lavoro in cui raccontiamo un po', questa era la moglie di Fogassi, che era una brava disegnatrice che ci fa il cartone animato, noi non sapevamo neanche come raccontarli questi qui su una rivista scientifica seria, ma comunque neuroni, come vedete, che rispondono quando l'animale guarda uno sperimentatore o due sperimentatori che interagiscono, ma si attivano anche quando l'animale stesso invece va a afferrare un oggetto. E quando parlo di neuroni, questi trattini che si vedono qui, sono stati registrati, questi sono potenziali d'azione, è il messaggio che i neuroni usano per parlarsi a distanza, li possiamo registrare con dei fili sottilissimi, là vedete quell'ago, la punta è di 10 millesimi di millimetro, che possono essere avvicinati ai neuroni e registrano il linguaggio dei neuroni. Quindi se ne isola uno, e quello che vedete qui è un neurone isolato mentre ci descrive le sue proprietà. I neuroni specchio, e io non posso farvi vedere qui un video perché ho saputo che poi viene messo tutto in streaming e dopo già sono in difficoltà per le note vicende e quindi ci tengo alla mia automobile e ai miei pneumatici e quindi, però insomma, immaginatevi un neurone che risponde, io faccio la scimmia, brum, 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 quando io vado a prendere questo oggetto, oppure un altro individuo fa la stessa cosa e nel mio cervello si attiva la stessa rappresentazione di azione. Più recentemente abbiamo dimostrato che questo sistema dei neuroni specchi è molto antico filogeneticamente, l'abbiamo trovato anche nei roditori, nei ratti, qui avevamo allenato dei ratti ad andare a prendere una caramellina con la zampa, il ratto ha una specie di mano che può usare per prendere, manipolare in modo un po' grossolano degli oggetti, e quindi erano due gabbie, una di fronte all'altra, uno che guarda, quell'altro che mangia, poi si scambiavano il turno, perché altrimenti chiaramente dopo un po', non t'avevo mica visto, dopo un po' si annoia, e quindi una volta uno mangia, l'altro guarda e viceversa, e abbiamo visto che in realtà nella corteccia premotoria del ratto esistono neuroni specchio. Esiste un sistema molto simile a quello della scimmia, poi arriveremo anche all'uomo, adesso qui non vorrei troppo entrare in dettagli tecnici, ma quella specie di ondina verde che si vede indicata dalla freccia azzurra a sinistra e quella rossa ci indicano una risposta motoria e una risposta visiva, quindi all'osservazione di un altro animale, durante proprio l'afferramento di una caramellina alla banana, credo. Adesso qui non c'è Ricky, ma insomma, mi sembra di ricordare che fosse aromatizzata alla banana. Una considerazione, faccio vedere per la prima volta un cervello, ma non vi voglio annoiare con dei cervelli, una considerazione generale che però io ritengo importante. Quelle frecce rosse che vedete ci rappresentano il circuito o i circuiti che collegano
delle aree sensoriali nella corteccia parietale, quello che ce l'ha è il solco intraparietale, quello nero lì, che è stato aperto per far vedere le aree all'interno, quindi aree parietali più vicine quindi alla corteccia visiva, con delle aree frontali, che sono quelle motorie. La regione dei neuroni specchi è questa qui rosa che si vede F5, vedete che è collegata con quelle aree, una che si chiama AIP, anterior intraparietal, e una che si chiama PF, collegata, ma l'aspetto interessante è che è collegata in modo bidirezionale. Questa cosa, così come anche l'esistenza di neuroni visuomotori, neuroni che rispondono alla visione e al movimento durante l'azione, qualche cosa che io quando ho studiato non veniva descritta. Oggi sui libri di testo questa roba qui è considerata banale. Per me allora non era per niente banale, perché nella mia testa il cervello riceve informazioni visive, queste vengono elaborate, eventualmente possono produrre una risposta, ma l'idea è quella di un'elaborazione dell'informazione sequenziale. In realtà già da diversi anni si è capito che per esempio l'informazione visiva che arriva nel lobo occipitale può seguire percorsi paralleli di elaborazione, contemporanea. Non so, questo per esempio è il fascio di fibre che va verso il lobo temporale e si sa che qui viene in qualche modo capito il significato delle cose, la semantica, mentre invece il fascio più dorsale è quello che ci racconta come vengono programmate le azioni nello spazio e verso gli oggetti, quindi la via del come e la via del che cosa. Ecco, ma in aggiunta a questo, che pian piano era già diventato sempre più noto, l'aspetto estremamente interessante è che si aggiunge la bidirezionalità. Perché dico questo? Perché se noi andiamo a registrare questi neuroni, questi mattoncini, nelle cortecce più sensoriali, non troviamo lo stesso grado di specificità che troviamo quando le registriamo invece davanti, nelle cortecce motorie. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la specificazione della complessità dell'azione fatta dagli altri richiede, per essere capito, un contributo che viene dal proprio repertorio motorio, dal proprio repertorio d'azioni. Noi capiamo gli altri perché fanno delle cose che noi sappiamo fare. E se non le sappiamo fare, le segmentiamo in unità più piccole, le frammentiamo in qualche cosa che sappiamo fare e cerchiamo di capire. I cervelli si sintonizzano nel cercare di capirsi. Ci sono domande anche durante, io non ho problemi particolari. Ora, l'uomo, lo dice che avete parlato delle scimmie, dei ratti, ma l'uomo? Nell'uomo, era il 1995, ormai un sacco di anni fa, e noi dimostrammo per primi l'esistenza di un sistema simile a quello dei neuroni specchio, perché non sono stati registrati singoli neuroni nell'uomo, è un po' complicato, e usando una tecnica particolare, si vede quella bobina lassù, blu, si chiama stimolazione magnetica transcranica, in realtà non è magnetica, è elettrica, va bene? È una bobina che induce una corrente elettrica nel cervello ed è possibile stimolare il cervello di soggetti sani, normali, non è una tecnica invasiva, la usiamo correntemente in laboratorio, tutti i miei collaboratori qui sembrano ancora sani, nonostante si siano più volte stimolati, e è possibile per esempio stimolare la corteccia motoria. Io la metto qui sulla corteccia motoria sinistra, tic, e vedo la mano dall'altra parte che si contrae, le dita che si contraggono. Come dimostrammo i neuroni specchio? Beh, il soggetto, per esempio quella signorina col cappellino rosso, il cappellino serve solo a marcare dei punti per poter fare una ricerca precisa sullo scalpo. La signorina guarda un altro individuo che prende una caramella e nel momento in cui le dita dello sperimentatore si chiudono sull'oggetto, noi clic, diamo uno stimolo e misuriamo quanto si contrae la mano. È chiaro? È abbastanza semplice. È chiaro che confrontando l'entità di questi potenziali motori evocati dalla stimolazione magnetica, noi possiamo vedere, fare una istantanea dell'eccitabilità della corteccia e capire se quel cervello in quel momento è facilitato da quello che succede. E noi trovammo che i potenziali motori registrati durante l'osservazione di azioni erano enormemente superiori a quelli che si registravano quando uno guardava, che ne so, un documentario di natura. Quindi anche nell'uomo esiste un meccanismo di, chiamiamola, risonanza motoria,
Dico chiamiamola perché io so che non è un termine sbagliato, non è una risonanza. In realtà noi continuamente cerchiamo di addirittura di prevedere quello che gli altri faranno, quindi non viviamo in ritardo o contemporaneamente, ma questo sarebbe un discorso troppo complicato da fare oggi. Ma non solo con la stimolazione magnetica, anche usando tecniche di neuroimmagine, io mi diverto a far vedere questa fotografia di archeologia scientifica. Questa era una delle prime acquisizioni che facemmo a Milano, a San Raffaele, con la PET, cioè tomografia e emissione di positroni. Non esisteva ancora la risonanza magnetica funzionale a scopo di ricerca, come invece è oggi, e questa era una tecnica relativamente invasiva, perché bisognava iniettare un radioisotopo, vedere dove si localizzava nel cervello, e qui avevamo delle condizioni in cui il soggetto guardava, per esempio, un altro fare delle cose, oppure guardava degli oggetti, oppure ascoltava delle parole. Perché dico archeologia scientifica? Beh, perché quello là in alto, lungo, sono io, quando ero molto più magro. Alla mia destra si vede Vittorio Gallese, e questo qui sotto, con la camicia rosa, è mio fratello, perché si scatenò una gara alla ricerca dei soggetti, ovviamente scatenata all'inizio dal professor Rizzolatti, perché non si trovavano facilmente soggetti. E quindi lui immolò in modo quasi abramitico suo figlio, portandolo a Milano a far da soggetto, e noi per imitazione portammo tutti i congiunti più vicini che avevamo, sacrificando anche loro alla scienza, sacrificando niente, perché in realtà il rischio non c'era, la dose di radioattività era piccolissima. Ma l'aspetto interessante di questa prima ricerca che facemmo, poi confermata da centinaia di altri studi fatti in giro per il mondo simili a questo, è che nell'uomo si accendono quelle aree lì che si vedono coi vari colori, di cui alcune le capivamo bene. L'area verde è in corteccia premotoria, quindi simile a quella della scimmia, per intenderci. L'area viola è nel parietale, quindi simile a quello che trovavamo nella scimmia. L'area azzurra è nel temporale, lì sappiamo che ci sono dei neuroni che rispondono al movimento biologico. L'area rossa ci lasciò di stucco, perché l'area rossa è un'area che i neurologi conoscono bene, che si chiama regione di Broca, cioè la regione frontale del cervello che serve a parlare. E perché si accende quando io guardo un individuo che afferra un oggetto? Ecco, credo che abbiamo passato, io e loro e altri, anni e anni e anni per cercare di capire perché si accende una regione del linguaggio durante l'interazione visiva con gli altri. Perché i soggetti qui nella macchina stavano zitti, non dicevano niente. Tra l'altro lo controllavamo con delle condizioni in cui mostravamo degli oggetti, che ne so, un telecomando. Non capisco perché, se io vedo una mano che lo prende, devo dire «Ah, guarda, Fatiga ha preso il telecomando», e se vedo il telecomando da solo non devo dire «Ah, guarda, un telecomando». Cioè, non è che ci sia proprio una differenza sostanziale. E qualche anno dopo, una decina di anni dopo, viene pubblicato su Nature un lavoro. Io dico Nature Science perché sono le riviste più importanti nel campo della ricerca multidisciplinare, un lavoro di un gruppo di canadesi, il responsabile del laboratorio era Michael Petrides, i quali sono degli anatomici, loro della fisiologia interessa poco, si chiedono quali regioni nella scimmia sono simili all'area di Broca dell'uomo. Quindi cosa fanno? Fanno a fette dei cervelli, li colorano e vanno a guardare la similitudine, un po' proprio come farebbe un cartografo, va bene? Quella tecnica che si chiama citoarchitettonica, cioè andare a vedere il tipo di cellule nella corteccia, come sono distribuite. E trovano che l'area, su vedete 44, che è proprio l'area di Broca, Broca è il nome del neurologo francese che negli anni 60 dell'Ottocento pubblica per la prima volta un libro famoso in cui descrive il ruolo di quest'area. L'area 44 dell'uomo assomiglia moltissimo a questa regione 44 della scimmia, che sta là dove vedete quel solco riportato qui, che è proprio la regione in cui abbiamo trovato questi neuroni specchio. Quindi una conferma del fatto che ci deve essere un collegamento tra la funzione linguistica e in origine questi neuroni specchio. Non solo, molto più recentemente abbiamo fatto un esperimento con la risonanza magnetica funzionale. Tutti quelli che hanno fatto una risonanza in vita loro sanno che uno viene messo dentro sto cilindro,
quella lì una bobina, e in genere davanti, quando si è nello scanner, c'è uno specchietto che permette di vedere dietro per ridurre un po' la claustrofobia, va bene, abbiamo proprio lì dentro chiuso. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un esperimento in cui ci siamo chiesti cosa succede nel cervello, non quando parliamo, ma quando semplicemente, adesso sembra complicato ma non lo è, quello là ha la testina dentro il cilindro blu e il soggetto sperimentale, siamo noi messi dentro lo scanner di risonanza, quella riga, quel segmento sopra è lo specchietto, cosa succede quando noi ci vediamo, ci guardiamo negli occhi? Non si deve parlare, no? Io guardo negli occhi lei, professor Sebastiano, professor Boria, che, ecco, non ti voglio disturbare. No, voglio mettere. Ah, perché era tuo, quello lì che vibrava? No. Cosa succede quando noi ci guardiamo negli occhi? Guardarsi negli occhi è qualcosa di estremamente importante dal punto di vista comportamentale. Sappiamo tutti, no? Quando noi passiamo col giallo e c'è un ciclista lì, qualcuno che vuole attraversare la strada, non lo guardiamo mai negli occhi, sempre dall'altra parte. E avevamo una condizione in cui uno guardava negli occhi uno sperimentatore, che è quell'altra testina lì, vedete quello specchio che riflette gli occhi dell'uno negli occhi dell'altro, oppure una fotografia di occhi. Poi avevamo una condizione in cui, quella da a destra, in cui lo specchio là a destra viene girato e quindi uno vede i propri occhi, quindi guarda se stesso. E poi queste due condizioni interessanti. Questa in cui lo sperimentatore guardava da un'altra parte, cioè voi guardate me e io guardo là. Oppure questa in cui il soggetto guardava da un'altra parte, ma sapeva che lo sperimentatore lo stava guardando. Bene, andiamo a guardare cosa si accende nel cervello. Adesso, anche se uno qui non è esperto di neuroanatomia, quelle due macchie rosse e arancioni enormi sono la regione di Broca bilaterale, la regione del linguaggio bilaterale, che si accende quando? Quando io vedo negli occhi un altro, quindi adesso io guardo lei negli occhi, lì si è accesa la Broca, anche a me, che bello che possiamo comandare queste accensioni così, oppure là a destra c'è un'altra condizione solo che accende nello stesso modo l'area di Broca, io so che lui mi guarda ma io non lo guardo. Cioè, in altri termini, c'è da parte dello sperimentatore o di qualcuno di voi un meccanismo di engagement, no, comunicativo, sono io che in quel momento non vado a guardare, ma so che potenzialmente la comunicazione c'è. Quindi quest'area di Broca è sì un'area del linguaggio, ma non perché è un'area meccanica che semplicemente muove le labbra e la lingua. È un'area del linguaggio perché in origine è un'area della comunicazione, con dei meccanismi di basso livello, e in più noi sappiamo che la corteccia in cui abbiamo trovato questi neuroni specchio, vi dicevo, è un'area che comanda le dita, la bocca, cioè un'area che ha a che fare con la programmazione delle azioni, e esiste probabilmente, l'evoluzione ha portato questa capacità, quell'area lì nella scimmia è l'area che fa le cose più complicate dal punto di vista motorio. Ecco, quando noi parliamo abbiamo bisogno di una coordinazione sintattica, direi così, della parola, no? Del movimento, dei muscoli che ci fanno parlare, che è la cosa più complicata che il nostro cervello sa fare. Cioè, parlare, sì, prego. Dico una sciocchezza. E perché lo deve dire prima? Magari no. Mi fa venire in mente i meccanismi del corteggiamento. No, giuro, questi qui erano tutti, non erano fluidi. No, d'accordo, ma sono, cioè, non è che la cosa sia sviluppata in questo modo? Beh, certo che può essere molto importante. Sì, sì, ci arriviamo tra pochissimo. Il corteggiamento è uno degli argomenti su cui arriviamo qui. Eccolo qui, come vede, è la seconda cosa scritta qua. Quindi non era stupida la cosa per niente. In effetti, quando parliamo di comunicazione, io finora ho parlato in termini generali, la comunicazione si divide in due grandi gruppi. La comunicazione esplicita c'è anche negli animali, no? Il corteggiamento, le vocalizzazioni d'allarme, i messaggi sociali in cui io dico io sono il capo e tu sei invece un mio sottoposto, gli stati emotivi, no? Il linguaggio è un altro modo di comunicare in modo esplicito. E poi esiste tutto quel mondo là della comunicazione implicita, che è un'informazione che noi diamo attraverso il nostro comportamento su quello che sono i nostri stati interiori. Quindi se io mangio vuol dire che ho fame, se scappo ho paura e così via. Sono due mondi diversi, però entrambi questi mondi vengono in qualche modo comunicati attraverso il comportamento, attraverso le azioni. Quindi un sistema che è in grado di leggere
A o B riceve informazioni dagli altri in modo estremamente efficiente. Qui c'è una volontà esplicita di comunicare. Là, attraverso tutta una serie di comportamenti, noi facciamo capire agli altri cosa pensiamo, come stiamo, che cosa vogliamo. La cosa estremamente interessante è che la maggior parte del messaggio comunicativo è quello. Cioè, io sto parlando a voi adesso e voi insieme alle mie parole vedete anche tutta una serie, capite, intuite, no? Magari, che ne so, la passione che io ci metto nel raccontarvi queste cose, l'interesse che cerco di evocare. Cioè, la comunicazione implicita è estremamente importante. Quella esplicita negli animali, per esempio, questo faccio vedere questi predatori, perché le scimmie hanno, per esempio, vediamo se riesco a far sentire i versi. E questo verso qui è la verso che le scimmie fa quando vede un serpente. Questo è quando vede un leone, invece. Non è il leone, questa è la scimmia che dice alle altre scimmie c'è un leone. E poi qui c'avevo anche il coccodrillo, qui. Queste cose qui sono parole che avvisano le altre scimmie. Tra l'altro è interessante perché la similitudine tra parole diverse, tra versi diversi, identifica la strategia di fuga, no? Il serpente va sugli alberi, quindi le scimmie non ci vanno sugli alberi se c'è il grido serpente, eh? Se però è il leone, allora vanno tutte sugli alberi, eh? Quindi sono messaggi espliciti. Il linguaggio è una cosa diversa, ma il linguaggio umano non è una collezione di parole come quelle che usa la scimmia. Il linguaggio umano è quella roba là, sono le cose difficili, comunicare delle relazioni spaziali, temporali, forse, credo, queste cose qui non si fanno con i versi leone, pappagallo, serpente. Questa è la comunicazione esplicita. E vabbè, il linguaggio l'abbiamo già visto, queste sono le aree del linguaggio, non sto neanche a perdere tempo, una struttura sintattica, quello che a scuola si faceva l'analisi sintattica, no? Il soggetto, il predicato e così via. E poi anche lì ci ho messo un riquadro per ricordare che ci sono patologie specifiche che interessano questi circuiti che producono le cosiddette afasie, cioè la difficoltà di poter comunicare. Ma io mi voglio concentrare nel tempo che mi rimane sulla comunicazione implicita, perché vi ho detto che è estremamente importante. Si vede in giro un sacco di, si leggono un sacco di sciocchezze come la storia del linguaggio del corpo, no? Di diventare esperti a capire, uno le gambe incrociate, la vuol dire che non si fida, uno tiene le mani con braccia conserte, vuol dire che ha rubato, non lo so, cioè tutte queste robe. Non è vero niente, cioè è vero che se c'è un comportamento esplicito, evidente, noi capiamo l'altra persona, però ci sono fior di politici, per esempio, che vanno a scuola a imparare, sono tutti uguali, quando parlano stanno attenti, dove hanno le mani, dove hanno... mai in tasca, perché soprattutto se uno è un politico è sospetta la cosa, la mano in tasca è meglio non metterla mai, men che meno nelle tasche degli altri, insomma quello è un altro discorso. Questa roba qui non ha una validità scientifica. In realtà ci sono alcuni aspetti da cui io vi racconto prevalentemente le cose che vengono dai nostri laboratori. Proprio recentemente, grazie al lavoro di tutto un gruppo di persone coordinato da Alice Tomassini e Alessandro D'Ausilio, è stata vista una cosa interessante quando si parla di comunicazione implicita. Lassù si vede, se noi prendo uno di voi e mi metto qua e dico copia quello che faccio io muovo l'indice così, va bene? E uno di voi mi copia uguale. Noi possiamo registrare in modo molto raffinato il movimento di queste due dita e ci accorgiamo che quello che sembra un movimento avanti e indietro abbastanza fluido, in realtà quando lo andiamo a guardare in modo ingrandito, dettagliato, ci accorgiamo che ci sono tutti dei micromovimenti che fino adesso erano state interpretate come delle imprecisioni del controllo del dito. Vabbè, non siamo un robot e quindi... Ecco, quello che è stato visto da noi è che questi micromovimenti sono in realtà importantissimi in questo meccanismo così semplice di comunicazione, in cui c'è uno che dice copia quello che faccio io. Perché? Perché funzionano da guida per l'altro dito, per il dito dell'altro. Cioè, in altri termini, io qui avevo preparato una figura un po', forse apparentemente un po' difficile, ma non c'è niente di difficile se si cerca di spiegarlo. Quando io muovo il mio dito, perché voglio andare a toccare appena appena questo microfono,
il mio sistema visivo controlla il mio sistema motorio, no? Dà informazioni, dice le cose stanno andando bene. Questo qua si chiama controllo a feedback. Questi micromovimenti che vedete qui è un po' come fossero usati dal cervello di chi deve copiare come controllo del proprio movimento. Cioè io trasferisco, no, la osservazione che mi serve per produrre il movimento dal mio dito qui, quando sono solo io con il microfono, al dito dell'altro. E sono qualcosa di assolutamente implicito e sconosciuto. Cioè nessuno di noi sa che esistono. Però è interessante il fatto che il maestro, quello che sta insegnando, è sempre in anticipo con queste piccole ondine rispetto all'allievo. Quindi qui ci espanderemo i nostri studi perché c'è materia interessante. Ci siamo anche divertiti, ci stiamo anche un po' divertendo, e per esempio sempre nell'ambito della comunicazione abbiamo fatto diversi studi in ambito musicale. Questa è per esempio l'orchestra Cherubini di Piacenza, dove il direttore era Riccardo Muti. Vabbè, l'idea è quella di registrare il movimento dei musicisti, due studi velocemente vi faccio vedere, il movimento dei violinisti e i movimenti del direttore d'orchestra, e cercare di capire come avviene questa comunicazione misteriosa tra direttore e orchestrali. Attenzione, non esiste un codice della direzione d'orchestra. Ogni direttore d'orchestra ha il suo modo personale di dirigere gli altri. Uno, Abbado, mi ricordo, era statico col corpo, no? Muti è molto più espansivo. Ecco, tanto per darvi un'idea, vediamo se funziona. Noi, questi puntini che vedete qui sono dei pallini che ci permettono di registrare il movimento degli archetti dei violini, e invece qua vedrete mano destra e bacchetta del direttore. Vediamo. La musica non si sente, però lo stesso. Ecco. Ecco, è chiaro, queste registrazioni sono in tre dimensioni, cioè noi abbiamo proprio una traccia tridimensionale di tutti questi movimenti. E ci siamo andati a chiedere, ecco qua un altro esempio con una direttrice d'orchestra che collaborava con noi, Sera Tokaif, abbiamo fatto delle registrazioni qui a Ferrara al Teatro Comunale, nel ridotto del teatro. Ci siamo andati a chiedere, come vi dicevo, come avviene questa comunicazione tra direttore e orchestra. Ci interessa molto, perché è una comunicazione non verbale, non simbolica, c'è un sacco di implicito. Addirittura con alcuni direttori noi li abbiamo portati qui e per la prima volta vedevano l'orchestra, non hanno detto neanche una parola, no? Addirittura considerate che i Berliner Philharmoniker, è una delle, forse la migliore orchestra sinfonica che c'è al mondo, non provano, perché lo ritengono umiliante. Cioè loro, il direttore arriva e fa, e loro suonano. Quindi, cosa abbiamo cercato di capire? Tanto abbiamo confrontato direttori diversi, non Riccardo Muti in questo caso, perché lui non voleva essere confrontato con nessuno, ha detto subito, no, seriamente, io collaboro con voi, ma voi non mi venite a dire se io sono più veloce, più lento. Altri direttori, non sto a dire chi perché non si... Per esempio, C1 vuol dire direttore 1, C2 vuol dire direttore 2, direttori diversi, l'influenza che hanno sui singoli orchestrali. Oppure, col direttore 1 o col direttore 2, l'influenza che tra di loro esercitano i musicisti, perché è una condizione diversa, no? Come l'abbiamo fatto questo? L'abbiamo fatto misurando quella che si chiama causalità, cioè quanto il mio comportamento, matematicamente, cioè addirittura c'è uno che ha preso il premio Nobel in economia per studiare queste procedure, per misurare la causalità, quanto A causa B. E quello che abbiamo trovato è una cosa interessante, abbiamo pubblicato alcuni lavori su questo. Qui vedete in blu il direttore 1, in rosso il direttore 2. Questi sono brani musicali diversi. Quella lassù è la causalità, qui l'abbiamo chiamata driving force, cioè la capacità di guida che i direttori hanno verso i musicisti. Chiaramente il direttore blu ha molta più capacità di guida del direttore rosso, questo è evidente. Insomma, forza, leadership, vabbè, chiamiamola, diciamo così, no? La capacità di esprimere una leadership nei confronti del gruppo e far fare al gruppo. Quando confrontiamo con i due direttori, 1 e 2, la coordinazione tra i musicisti, troviamo esattamente l'opposto.
questa cosa di fatto è uno degli argomenti che affascinò Riccardo Muti, con cui abbiamo poi collaborato, e non ve lo racconto adesso qui perché non abbiamo tempo. Perché affascinò Riccardo Muti? Perché, vedete, il direttore, chiamiamolo, che abbiamo saputo anche che il blu fa della musica migliore, perché abbiamo fatto giudicare poi le varie musiche a degli esperti al conservatorio, loro non sapevano niente, davano un punteggio bello, brutto, medio, così. Il direttore blu, che è quello che produce meno coordinazione tra i musicisti, è come se lavorasse coi singoli musicisti come fossero solisti. E qui c'è meno effetto banda. Il direttore della banda non dirige niente in realtà, dà un po' di ritmo. Quando c'è la banda, il direttore è scarso. I musicisti capiscono, senza dirselo, che insomma è abbastanza inutile, e si mettono a suonare insieme e fanno la banda. Ma al nostro cervello piace il blu. Al nostro cervello piace questo effetto che viene prodotto dalla una leggerissima desincronizzazione tra i musicisti. Io quanto tempo ho? 10 minuti ancora, va bene, sì. L'altra cosa che abbiamo fatto in ambito musicale, che stiamo facendo, magari qualcuno di voi l'ha visto sul giornale, perché ci dobbiamo un po' prostituire per avere l'accesso a queste cose bellissime, è capire invece cosa succede nel pubblico, questo messaggio comunicativo implicito prodotto dalla musica. E qui, beh, questa è una delle prime registrazioni che facemmo, qui eravamo al Teatro dell'Opera di Bilbao, perché avevo una platea meravigliosa, tutti davanti così, e lassù dove c'è la freccia c'è un buco nel soffitto dove c'eravamo infilati noi con una termocamera, con l'idea di misurare la temperatura della faccia del pubblico durante l'ascolto della musica, cioè capire l'effetto che la musica produce sul sistema vegetativo degli ascoltatori. Ecco, questo per esempio è una ripresa termografica di un pezzo di platea, vedete, tanto più è rosso, tanto più è caldo, e anche lì questi sono studi che stiamo facendo. Abbiamo proprio prima dell'estate abbiamo registrato al Teatro Comunale una nozze di Figaro di Mozart, ma per esempio avevamo un paio d'anni fa, l'anno prima del Covid, sempre qui a Queba, il Teatro Comunale di Ferrara, dobbiamo riconoscerlo, è un Don Giovanni sempre di Mozart, andiamo lì, registriamo il pubblico, lo registriamo in sere diverse, perché abbiamo bisogno di poter poi fare delle statistiche, e si trovano delle cose interessanti. Adesso, così proprio qualitativamente, questo qui è uno dei brani più famosi del Don Giovanni di Mozart, Madamina, il catalogo è questo, e si vede per esempio in quelle tracce che vedete lì, sono serate diverse, verde, rosso e blu, e si vede che ci sono dei momenti in cui il pubblico si raffredda o si scalda in modo sincrono. Quello che stiamo cercando di capire adesso è a cosa corrisponde questa risposta vegetativa. Non è semplicemente mi piace, non mi piace, oppure mi emoziona, non mi emoziona. C'è qualcosa di molto più profondo, speriamo di capirlo, qualcosa di molto più profondo che probabilmente giustifica l'effetto che la musica ha su di noi. Perché? Perché ascoltiamo la musica? Altrimenti non si capirebbe. Ecco, in questa ultima parte, sempre parlando di comunicazione e di interazione, due parole sulle possibili applicazioni cliniche di quello che vi ho raccontato. Sono lavori che stiamo facendo in collaborazione con San Giorgio, con Sofia Straudi, sempre basati un po' su quest'idea dei neuroni specchio, cioè noi in pratica, grazie a questi neuroni specchio, possiamo attivare il sistema motorio di uno che ci guarda. E alcuni anni fa pubblicammo, non tanti, un lavoro all'Istituto di Tecnologia insieme a Thierry Pozzo e ad altri, in cui abbiamo provato a simulare una condizione patologica prima, per vedere se la tecnica poteva funzionare, e poi l'abbiamo applicata sui pazienti. La condizione patologica simulata era un'immobilizzazione del braccio destro per 10 ore. Questo qui è un bendaggio alla Dassault, quello che si usa quando, non so, c'è una lussazione di spalla o una frattura di clavicola. Quelle che vedete qua sotto sono delle mappe, una specie di carta geografica, delle mappe della eccitabilità corticale misurata con quella famosa bobina là, registrando poi la contrazione dei muscoli dall'altra parte, per un muscolo in particolare, questo è il primo interosseo dorsale, il colore è l'intensità della risposta muscolare prodotta dallo stimolo. È chiaro? Quindi ci dice, per esempio, che quel muscolo lì, in questi punti dello scalpo, produce una bella risposta.
Questo è prima dell'immobilizzazione, dopo 10 ore è tutto atrofico, il disuso atrofizza l'organo, si diceva, no? Dopodiché ovviamente il soggetto viene liberato dal bendaggio e ritorna, la corteccia ritorna eccitabile come prima. Beh, vabbè, è chiaro che non gli faccia niente di grave. La domanda era, durante queste 10 ore, se io ai soggetti gli faccio vedere delle azioni fatte da un altro sulla televisione, cosa succede? Riesco a mantenere attivo il cervello come se si stesse muovendo? E avevamo questa condizione e avevamo delle condizioni di controllo. Una condizione in cui durante le 10 ore, non sempre, non per 10 ore guardare, altrimenti ci sparavano, facevamo dei periodi di osservazione, di riposo, condizioni di controllo in cui guardavamo dei documentari di natura, dei vulcani, dei fiumi, delle cose così, oppure un'altra condizione in cui addirittura immaginavano loro di muoversi. Eccole qui, documentari, osservazione di azioni oppure immaginazione di movimento. Qui ci dice prima dell'immobilizzazione e dopo, per quelli che guardavano i documentari si vede chiaramente c'è un'atrofia della risposta corticale. Anche quelli che immaginavano, è stato un po' stupefacente come risultato, immaginare di muoversi senza poterlo fare, nonostante venga usato in riabilitazione da alcuni, non riesce a contrastare l'atrofia corticale. E questo qui a destra invece è cosa succedeva prima e dopo quando io guardo le azioni fatte da un altro. Cioè guardare le azioni fatte da un altro è come se io non fossi bendato, come se io non fossi immobilizzato. Capite bene che il passo è breve per andare a fare la stessa cosa, non sugli immobilizzati, ma pazienti per esempio con stroke, no? Che hanno avuto un ictus cerebrale, che non possono muoversi bene, è quello che abbiamo fatto in collaborazione con Sofia Straudi al San Giorgio, che poi adesso non si chiama più San Giorgio perché è dentro a San, non ho capito più, insomma, si chiama ancora San Giorgio, però è dentro a Sant'Anna, quindi è un San Giorgio dentro a Sant'Anna, però insomma ci siamo capiti. E qui cosa facevamo? Avevamo dei pazienti che purtroppo avevano avuto un ictus e quindi muovevano con difficoltà l'arto superiore o destro o sinistro, questo quindi non era discriminante, e noi per un mese, 4 settimane, gli facevamo 3 sedute al giorno in cui guardavano delle azioni fatte da altri. Nello stesso tempo, questi pazienti di un gruppo di controllo facevano riabilitazione intensiva aggiuntiva, non è che li lasciavamo senza fare niente. E poi c'era anche un terzo gruppo che addirittura faceva riabilitazione robotica usando dei sistemi molto moderni per la riabilitazione. Risultato globale, impressionante, in rosso, questa è la percentuale di miglioramento nei 3 gruppi, osservazione di azioni, riabilitazione intensiva, riabilitazione robotica. Il risultato è estremamente interessante, abbiamo già pubblicato questi dati prima dell'estate e vedete un effetto molto importante dell'osservazione di azioni. Perché? Perché nel paziente non gli si chiede niente, guarda la televisione, non deve fare niente. Quando gli si fa fare delle prove di movimento spesso il paziente è frustrato perché non riesce, qui invece non deve fare niente. La cosa che abbiamo capito però è che questo effetto di miglioramento si ha soltanto nei casi moderati, di gravità moderata lieve. Vedete che tutto il miglioramento praticamente è lì. Quando abbiamo a che fare con pazienti molto gravi, il miglioramento purtroppo non c'è. Non c'è probabilmente perché non ci sono i neuroni che si attivano durante l'osservazione delle azioni. È questa rossa. Quella lì. Questi sono tutti insieme, qui sono tutti insieme e qua invece separati, anche per non dare false speranze, insomma, cioè le cose bisogna raccontarle come sono. Voglio chiudere con gli ultimi 5 minuti per farvi vedere un altro esperimento che abbiamo fatto, che secondo me è in linea col discorso fatto stasera e che in qualche modo affronta direttamente quella prima domanda che avevo messo sotto il titolo. Di nuovo questa famosa stimolazione magnetica, ormai abbiamo già capito come funziona, stimoliamo la corteccia motoria, guardiamo il movimento prodotto nella mano controlaterale e in questo caso, sembra complicato ma non lo è, anzi ci siamo molto divertiti a fare questo esperimento, ci siamo chiesti, ma se io vedo uno
che solleva un peso pesante con la mano, oppure che solleva un peso leggero. Nell'osservatore cambia la risposta motoria, diciamo, dovuta all'osservazione? E abbiamo trovato, qui si vede chiaramente, questa è l'ampiezza del potenziale muscolare prodotto dallo stimolo, quando il peso era pesante e quando il peso era leggero. Vabbè, banale. Io che guardo, banale per modo di dire, insomma, comunque io che guardo, in qualche modo rifletto la differenza di forza che il soggetto che sta eseguendo esercita nei due casi. A destra si vede la stessa cosa, però il soggetto che guardava non sapeva quanto era pesante l'oggetto, non sapeva niente, vedeva solo una codina e il braccio che sollevava. Se voi gli chiedete, fate 50 prove, gli chiedete ogni volta di dire se è leggero o pesante, risponde a caso, cioè non riesce a capirlo esplicitamente, però il suo cervello motorio lo capisce. Cioè, se vedete chiaramente, qui quando vede sollevare un peso maggiore, il suo sistema motorio si attiva di più di quando vede sollevare un oggetto leggero. Abbiamo provato anche a ingannarlo, eh? Qui guardate un po', questa è la stessa roba però fatta un po' diversamente, con delle bottiglie opache oppure trasparenti, pesante e leggero, a destra la bottiglia è opaca, pesante e leggero, in mezzo l'abbiamo fregato, il soggetto che guardava, abbiamo messo le etichette leggero pesante, però in realtà gli oggetti erano tutti e due pesanti. Cosa fa il cervello di chi guarda? Abbastanza semplice, stessa roba di prima, pesante, leggero, d'accordo, la risposta muscolare evocata dallo stimolo elettrico riflette la forza di chi si muove, anche se è nascosto pesante e leggero, va bene, faccio notare che sono risultati solidi dal punto di vista statistico questo, per chi basta guardare gli errori standard, dove c'è l'inganno, è estremamente interessante, entrambi erano pesanti, ma il cervello di chi guarda ci dice no, non mi interessa, è come fossero leggeri, ignoro il messaggio che mi arriva da quell'azione perché è incongruente con l'informazione che mi viene data dall'etichetta. È un punto chiave questo, abbiamo creato un conflitto tra un messaggio esplicito, una comunicazione esplicita e una comunicazione implicita. Abbiamo messo in crisi il cervello, è per questo che allora io credo, concludendo, che possiamo dire che è come se avessimo due meccanismi di analisi dell'interazione e della comunicazione. Quello esplicito l'abbiamo già capito, quello implicito spero di essere riuscito a farmi capire. Il nostro cervello sensorimotorio, quello implicito, capisce sempre la verità, tra virgolette, anche se non ne siamo consapevoli. Prego. Un piccolo chiarimento. Tutto questo, cioè, visivamente, cioè guardando uno che fa. C'è questo sistema sensorimotorio che interpreta i dati meglio in modo più fedele di quanto non sia la dichiarazione esplicita. E spesso i problemi che ci possono essere nell'interazione, nelle relazioni, nascono da un conflitto tra i due cervelli, da un messaggio ambiguo. Il classico è l'esempio di quello che dice una bugia, no? E magari non riesce a camuffarla completamente. Il grande venditore, il grande piazzista, è quello che ti vende qualsiasi cosa perché ti fa capire che lui ci crede a quello che vende. Berlusconi è stato grandissimo in questo senso, no? Era, credo, il più grande venditore di tutti i tempi, indubbiamente, ma lo dico con ammirazione, perché non tutti sono capaci, anzi. E poi, quando il conflitto riguarda se stessi, per questo è estremamente interessante, no? Ci sono patologie psichiatriche in cui uno ha un problema nel riconoscere cos'è reale da che cosa non lo è. E quando il conflitto riguarda il sé, può in alcuni casi essere all'origine di un disagio psichico anche patologico. Bene, io con questo vi ringrazio e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me su queste cose. Se ci sono domande, siamo qui. Come la sua di prima, che invece no, sicuramente diciamo il primate
scimpanzé e l'orango sono i più simili all'uomo o molto simili all'uomo. È per le dimensioni del cervello che non arrivano a fare quello che fa l'uomo o per qualcos'altro? No, per qualcos'altro, perché poi dopo questa è una domanda, non è cretina per niente, ma è una domanda a cui nessuno può rispondere, perché non è possibile fare esperimenti lungo la scala evolutiva, no? E io credo che sia perché non gli si è accesa quella scintilla in testa che poi alla fine noi chiamiamo linguaggio, no? Però da questo punto di vista il ragionamento potrebbe essere complesso, perché io non credo che il linguaggio sia nato semplicemente per un afflato divino, ma si sviluppa anche perché aumenta moltissimo la capacità di movimento, no? La maniera in cui noi ci muoviamo, muoviamo le dita, anche il più esperto degli scimpanzé non lo farà mai. Cioè lo scimpanzé, il pianoforte, Chopin non riesce a suonarlo. Ma per le dimensioni del cervello? No, per la complessità dell'architettura. Ma non è una roba così drammatica. No. Poi voglio dire, la balena c'ha un cervello. Vabbè, però non è simile. Ma hanno un bel po' di solchi, eh. Se uno guarda un cervello di delfino, è impressionante la quantità di superficie di sostanza grigia. È proprio un problema, questo meriterebbe un incontro dedicato all'argomento, secondo me è proprio un problema di complessità sintattica dell'organizzazione hardware del cervello, no? Cosa succede nel cervello dell'uomo? Una cosa che nei primati inferiori è scarsissima, in quegli altri un po' migliora. Abbiamo un sacco di connessioni dirette tra i motoneuroni corticali e i motoneuroni spinali, cioè in altri termini la corteccia motoria dell'uomo va a controllare direttamente i muscoli. Le scimmie, e ancora peggio il gatto, il topo e così via, lavora invece sulle sinergie motorie nel midollo spinale, cioè andando a prendere dei circuiti già pronti. Nell'uomo si sviluppa sempre di più questa capacità, che alla fine ci fa pagare un prezzo, perché ci costringe a controllare individualmente le articolazioni, ma possiamo fare delle cose che gli altri non fanno. Grazie. No, beh. Va bene, io vi ringrazio. Dopo. No, c'è una domanda lì. Ah, c'è una domanda? Prego. Sì, una decina d'anni fa io lavoravo in Svizzera e andavo alle conferenze dell'Università di Zurigo, dove c'è un gruppo, un centro. E raccontavano che creavano queste culture di cellule cerebrali, di neuroni, che poi si auto-organizzavano, creavano degli organoidi in qualche modo autonomi, cioè che avevano proprio una loro e che avevano un'attività cerebrale. Sì, domanda. L'organoide sì, può addestrarlo a rispondere cosa si accende la lampadina se io schiaccio un bottone, ecco, sì, ma non di più. C'è chi lo racconta, ma non il vero pericolo non è l'organoide, sono altri, cioè quello che con cui dovremmo confrontarci è questa specie di roba che chiamano intelligenza artificiale, che non sono gli organoidi, che non è intelligente, ma che è diabolica, perché oggi con le tecniche che ci sono oggi è possibile creare un individuo finto col computer che è perfettamente uguale a uno vero. Sì, questo. Beh, è la prima volta nella storia dell'umanità che noi possiamo creare uno finto, no? Cioè, anziché venire io qui, viene il professore di fisiologia ideale, che sa tutto, gli fa la domanda, gli risponde, muove le labbra esattamente mentre parla, esattamente allo stesso modo. È un problema, e sarà un problema, però vabbè, insomma, vedremo. Io ringrazio di nuovo tutti i presenti, ringrazio il professor Fadiga per la splendida conferenza che ci ha fatto e spero di vedervi prossimamente, perché speriamo di fare un programma che piaccia. Chiaramente chiamando dei relatori di questo calibro, noi andiamo a posto. Grazie di nuovo.